Dottor Merlo, lei negli ultimi mesi, anche anni, ha lanciato diversi allarmi a proposito di trasporti, logistica e settore marittimo. Se oggi ci dovesse indicare una priorità per ogni settore, quale indicherebbe? C'è una priorità che riguarda tutti, che è il cambiamento climatico e il fatto che l'Italia non si sia dotato ancora di un piano di infrastrutture resilienti, contrariamente a quello che hanno fatto gran parte dei paesi europei che hanno questo problema, dall'Olanda ad altri paesi, in maniera molto significativa. Perché si sta sottovalutando questo aspetto sia per le infrastrutture portuali ma anche quelle stradali e ferroviarie che corrono lungo le linee di costa e occorre intervenire presto e subito perché rischiamo di trovarci in grave difficoltà già nei prossimi anni, oltre alle emergenze che già vediamo quotidianamente. Poi ci sono aspetti settoriali, diciamo, delle riforme che aspettiamo, che attendiamo. Sulla parte ferroviaria è importante lavorare e incrementare il ferro bonus, intervenire sulle manovre ferroviarie. Per la parte portuale, secondo me, da questo punto di vista, la programmazione è ancora piuttosto acerba. Siamo in ritardo con i piani regolatori portuali e la necessità di avere una visione globale. Proprio oggi dal palco del forum si è parlato anche di un aspetto molto pratico, la differenza dei prezzi dei carburanti nei vari paesi europei. Cosa si può fare, cosa si può dire? Questo è un tema di competitività e di difficoltà veramente molto molto seria, che in qualche modo fa pagare all'Italia anche degli elementi che riguardano anche soprattutto il tema delle accise che sono introdotte nel nostro paese rispetto agli altri paesi. Si risolve solo avendo più Europa politica, più politiche comuni e affrontare, come dire, le grandi sfide internazionali con un continente unito. L'unica strada percorribile è questa.